Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parliamo di ginecologia. Per farlo, abbiamo invitato qui in studio da noi la dottoressa Federica Brosio. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, parliamo di ginecologia, più nello specifico eh, di detto a parole semplici: la candida, che è un argomento un po' tabù per le donne. Eh, la candida ha un nome che è più specifico che è la vulvovaginite da candida vulvovaginite da candida sì partiamo dal perché viene che cos'è e poi da lì andiamo avanti allora eh, la candida eh, un, un saprofita commensale del, del nostro, de, della nostra flora batterica in, intestinale e, e vaginale. E, se, se la regia mi manda la prima immagine, facciamo vedere che cos'è la candida, com'è fatta. Allora, mh, vedete, qui ci sono delle, delle sfere, ok? E questa è la forma che ha la candida, si chiama spora, quando non è patogena. Ok? Mm -hmm. E quindi in questa forma la candida assolutamente vive in equilibrio pacifico con tutti gli altri microrganismi che compongono la flora batterica intestinale. Quando è che diventa uh, virulenta? Diventa virulenta quando da quella sferetta che noi vedevamo all'inizio si passa a forma allungata di bastoncello e si chiama IFA. In diventa uh, virulenta per l'alterazione del microambiente che lo circonda. Eh, che è dovuto quindi ad una diminuzione del, del pH che porta ad un'acidificazione eh, tessutale. E questo quando è che si ha? Perché c'è il falso mito che la candida sia una malattia sessualmente trasmessa. In realtà. Eh, la candida non è una malattia sessualmente trasmessa, eh, la candida può diventare virulenta quando eh, c'è un um, sbilanciamento del, dell'alimentazione a favore di eh, carboidrati, mh, quindi pasta, pane, pizza, dolci, alcol eh, o tutte sostanze fermentanti. E, diciamo sostanze fermentanti o uh, zuc alimenti zuccherini. Alimenti zuccherini, okay. eh, quindi appunto i dolci cioccolata eh, o anche l'alcol, quindi gli alcolici superalcolici o le bevande gassate, tutto ciò che eh, che fermenta o um, mm, quando si fa uso o abuso di terapia antibiotica per altri motivi, cioè se um, um, una paziente è costretta a prendere antibiotico per un raffreddore, uh, un'influenza, un chiaramente Quell'antibiotico agirà sul germe che sicuramente ha indotto uh, l'influenza, però andrà a distruggere tutti i lattobacilli e i, 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 i bifidi che sono presenti all'interno del microbiota intestinale e questo farà in modo che non ci sarà più l'equilibrio tra le varie colonie, ma prolifereranno le colonie di Candida. Quindi si squilibra la, la Il numero della la flora. La flora, esattamente. E allora, ehm, diciamo, questo argomento secondo me è un argomento molto importante per, soprattutto per quanto riguarda la ricorrenza, non tanto l'evento acuto, perché l'evento acuto può trattarsi semplicemente con... Uh, un farmaco diciamo, di, di SOS eh, che sono appunto gli usuali antimicotici presenti in, in commercio e, mm, e, e può bastare quella quel quella terapia. Quella terapia. Eh, lei mi diceva prima che a volte non basta la terapia perché ci sono delle recidive. Ci sono, diciamo che un, un 50% dei casi recidivano, un 20% di questi 50% che recidivano vanno incontro a una sindrome ricorrente che significa avere quasi un episodio di candida al mese, che è fortemente invalidante per Certamente. la donna. Io ho accolto nel, nel mio studio pazienti... Disperate che avevano fatto qualunque terapia antibiotica e, mh, e non passava comunque, certo. perché il problema è proprio quello: di, cioè il punto chiave è quello di andare a ripristinare le ubiosi, si dice, eh, il, il, eh, il, il microcosmo del microbiota intestinale, in, 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 andarlo a riportare in equilibrio. E come si fa? Quindi, allora, io uh, molto spesso ho fatto proprio interrompere le terapie uh, an antimicotiche classiche perché tanto non, non facevano più effetto. E uh, ho uh, portato diciamo, l'accento la, 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 su una corretta alimentazione. Le pazienti erano talmente disperate, tra virgolette, che hanno seguito, perché comunque è faticoso anche eliminare certo. completamente pasta, pane, Pizza, dolci, alcol, cioè fare una dieta rigida a favore di verdure, proteine, anche frutta quanto basta, perché anche la frutta è zuccherina e certo. fermenta. Quindi, quindi bisogna fare un po' di selezione e stare attenti. Esattamente. E, diciamo il, il periodo della dieta è almeno un mese o più, a seconda dell'entità della, della ricorrenza. Ecco, okay? quindi si parte da un mese di dieta. E Questo qua vede proprio il cibo come terapia. Esattamente. <ride> L'alimentazione come terapia Ed è molto interessante. E, e, oltre all'alimentazione ehm, quello che è fondamentale è eh, alcalinizzare, perché abbiamo mh, detto che la, una delle cause della candida è l'acidificazione tessutale. L'alcalinizzazione, oltre che a, diciamo, con l'alimentazione, si può ottenere più rapidamente con eh, degli integratori presenti in commercio a base di bicarbonati, potassio e magnesio, sempre diciamo, somministrati a... Eh, sotto consiglio medico cioè. e, um, e un'altra cosa molto importante è il drenaggio io uh, diciamo, consiglio sempre dei drenaggi naturali eh, del, dei drenanti naturali quindi mh, vedi questi pazienti che bevono bibitoni no, non sono diuretici eh, sono drenanti, drenanti eh, perché proprio si deve detossificare tutta la matrice e poi eh, bisogna reintegrare anche con eh, pre- e probiotici che sono Quindi stati ferm fermenti lattici sì, diciamo non sono proprio fermenti lattici sì, però diciamo per far capire certo, al certo. pubblico sono prebiotici e probiotici che vanno a ricolonizzare eh, l'intestino per ricreare nuovamente eh, flora, il migrabiente ah, esatto e ehm, perché bisogna partire dall'intestino? Perché se non si tratta l'intestino, comunque, prima o poi eh, si ha un, un, una recidiva, perché tutto, è, è tutto correlato, legato. esattamente. Quindi è una terapia ad urto. È una terapia ad urto che però in realtà andrebbe presa proprio come stile di vita, non la dieta ferrea o la terapia dietetica prolungata, però diciamo su, su sette giorni da 1 a 5, comunque, cercare di avere un, uh, un regime dietetico equilibrato più che, più che controllato. Mm. Mm, Un'altra cosa uh, molto importante a favore di questo diciamo, di quest, quest approccio, che io devo dire che ho da ormai diversi anni, è. Adesso basta, basta pensare che da marzo di quest'anno, da marzo 2020, sì. non saranno più prodotti né commercializzati i eh, prodotti ad uso topico, ad uso locale, vaginale, quindi neovuli, ovuli, né lavande, perché tutto deve partire da dall'alto, dal monte, capito? È eh, molto interessante questa cosa, non la sapevo, quindi voi da casa che ci state ascoltando, ragazze, donne, <ride> sappiate che da marzo 2020 non si può più eh, utilizzare prodotti eh, topici, sì, ma via bocca? Esatto, semplicemente via, via bocca, bocca o, e, e, o con... Eh, cioè ora l'accento sul microbiota intestinale ormai è... Eh, universalmente riconosciuto. Io sono partita anni e anni fa con questa cosa, diciamo con un altro approccio, però adesso è veramente universalmente riconosciuto. Tant'è che spesso anche nelle terapie eh, con l'antifungino si associa sempre ormai anche la, il fermento lattico, come lo, eh, come lo chiamavamo come prima per prima. sì, Assolutamente eh, perché riduce il, la, diciamo, la, il numero di recidive anche. Assolutamente. Eh, volevo soffermarmi un momento sulla questione del drenaggio perché eh, mi era completamente nuova, quindi vorrei tornare sul punto. Eh, come mai appunto il drenaggio è così importante? Sì, ok, a pulire l'organismo per ricominciare, eh, ma se non si sa di questa terapia d'urto, tendenzialmente si somministra semplicemente l'antimicotico e basta. Si, si sommesse l'antimicotico e basta, però, però la paziente poi non ha giovamento. Cioè io oh, quest, questo approccio l'ho sperimentato proprio su pazienti che avevano fatto veramente qualunque, qualunque cosa. E a volte l'antifungino dato uh, ripetutamente intossica. Anche. Quindi ecco perché tu devi certo. poi fare un drenaggio che praticamente tu devi sbloccare una matrice che non funziona più. Perché è entrata in un loop vizioso. Esattamente. Diciamo. Poi ci sono situazioni appunto anche, anche lo stress di vita di tutti i giorni purtroppo. Perché abbassa le difese immunitarie. Quindi Assolutamente, quindi uno sì, dovrebbe, dovrebbe fare gli dovrebbe Deve stare attento fare... su, tutti, su tutti i punti di sì, vista. Però, insomma, però questa, questa sfida terapeutica eh, la trovo veramente veramente illuminante. Io la ringrazio per aver condiviso con noi questa, questa cosa. Grazie a voi. La trovate su internet, dottoressa Federica Brosio. Sì. Per, per qualsiasi informazione su internet si trova. Assolutamente, sì, sì, sì. La ringrazio molto Grazie. per essere stata con noi. Arrivederci. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona serata.